Una delle armi più forti sperimentate della Grande Guerra è stata quella della propaganda, per condizionare i soldati e l'opinione pubblica. Manifesti, cartoline, opuscoli, conferenze, persino spettacoli teatrali e concorsi a premi nelle scuole, tutto serviva ad eccitare gli animi verso le finalità della guerra. Anche le mostre avevano questo scopo. Nel 1915 ne venne organizzata una con radiografie di lesioni ossee per far capire ai modenesi l'importanza pratica della scoperta dei raggi X. Nel maggio del 1918 ai musei civici ne fu invece organizzata una fotografica e artistica. La grande mostra degli alleati ha magicamente trasformato il museo civico tanto da non riconoscersi. E ben 18 sale elegantemente allestite ospitano la preziosa raccolta. L'Inghilterra ha mandato 300 splendide fotografie. Le tanks, i mastodontici 380, i fulmine incrociatori, i palloni osservatori, eccetera. La Francia, 280 scene fotografiche, nelle quali non si sa se più ammirare la bellezza del lavoro o la potente suggestività del soggetto. Ed il Comando Supremo ed il Ministero per la Propaganda hanno inviato 400 bellissime fotografie, nelle quali il magnifico, meraviglioso cuore che non trema del nostro soldato rifulge sempre in mille svariatissime guisa.